Presentiamo infatti un libro che è un libro di stasera, un libro particolare, devo dire molto particolare, un libro che non solo è particolare per il contenuto, ma è particolare anche per il modo in cui è stato concepito. Adesso però non anticipo niente, ce lo racconterà uno dei due autori, cioè Angelo Cavallari, che io ringrazio di averci fatto l'onore di stare con noi. È un libro in cui il concepimento ce lo racconterà Angelo. Rosaria, uno che non ci vuole far notare, no? Abbiamo cominciato a dormire. Cambio. È un libro che ha un concepimento particolare ed ha anche un contenuto particolare, perché è un libro che, come ha detto bene il postfattore, è un libro pieno di stili diversi. Innanzitutto è l'opposto del libro della settimana scorsa, che qualcuno mi ha detto che non è piaciuto per niente quando l'ha letto. Io mi permetto di dire, Gianfranco, se aveva tanto, l'ha buttato direttamente nel camino dopo l'ha detto. E l'ho comunicato, l'ho reso anche a pubblico, questo è un dissapore con il libro. Però io devo dire che non sono d'accordo con Gianfranco. Il disaccordo con Gianfranco è noto, perché quando io leggevo i libri di scrittori famosi dicevo non leggere niente, facciamo incontri belli in cui si parla di cose pratiche, di cose, quindi va bene anche la divergenza di opinione, va bene, la ricchezza della vita è fatta la divergenza di opinione. Grazie per l'approvazione. Dicevo, il libro come stile è l'opposto di quello, quindi forse Gianfranco sarà contento, di questo sto dicendo, l'opposto di quello della settimana scorsa. Quella settimana scorsa aveva questa forma molto più sincopata, molto esplicita, quella che Angela mi sollecitava a dire, io che non ho detto la settimana scorsa, che ho già detto, ma come un libro che in cui nel comunicato stampa risulta così sfacciato. In realtà poi la persona che lo presenta è una persona un'educata, però io non ti ho detto in quell'occasione, che non te lo potevo dire, mi rappresenta l'autrice, che ci sono anche le perversioni del candore, che sono innumerevoli, che sono, hanno tutta una però realtà. Io l'ho letto il libro, quindi non ti è sembrato così sfacciato come ma invece a me era sfacciato. Sembrato abbastanza sfacciato. Assolutamente. Voi donne avete una conoscenza della sfacciataggine che noi uomini non avete. Ma mi faccio il piacere. C'è molto più sfacciataggine in giro, comunque a me era sembrato abbastanza esplicito. Vabbè, comunque, questo non siamo. Non abbiamo sui fatti. Lo voglio questo Se no facciamo i dibattiti della settimana scorsa. No, non volevo dire che invece, a differenza dello stile della settimana, allora non parliamo dei contenuti, lo stile della settimana scorsa, lo stile di questa settimana è esattamente lo stile di cui io dicevo, in qualche modo. Comincia a dire qualcosa. Lo stile invece di questa volta è uno stile esattamente opposto a quello della settimana scorsa, che è uno stile invece molto pudico, molto secondo me, uno stile molto leggero, molto tenue, molto fatto con i pastelli, con la matita sottile, che accompagna anche qui una storia d'amore con quello della settimana scorsa, ma anche qui accompagna una storia d'amore. Quindi poi adesso poi mi sconfesserei tra l'altro, devo venire mercoledì prossimo per sentire che cosa diciamo di te. Diciamo che oggi stiamo parlando oggi parliamo di te. Allora abbiamo da chiedere ad Angelo il concepimento di questa cosa. Dico qualche parola però sul contenuto. Appunto, dicevo una storia d'amore è anche in qualche modo collettiva, perché sono più ragazzi che vivono insieme questa vicenda, un gruppo di amici maschi e femmine, tra amici tra loro che poi si conoscono e vivono questa vicenda affettiva, che in un caso specifico dà luogo ad un risultato che viene raccontato nel libro, gli altri due risultati non vengono raccontati, vengono annunciati ma non vengono raccontati nel libro, che sono dei matrimoni. Un matrimonio si realizza, ma questo matrimonio si realizza poi non va a buon fine, ma intorno a questo matrimonio si costruisce tutta una dimensione dell'amore come presenza, l'aspetto femminile, no? L'amore che predilige la presenza, l'assiduità, la continuità,
l'aspetto maschile invece qui ho letto un articolo di contro, non un articolo, una intervista con del Benoit su questo argomento della differenza dell'erotismo tra il controcorrente, pubblicato da controcorrente, tra l'erotismo femminile e quello maschile, che mi sembra che per certi aspetti intercetti questa dimensione, no? Della continuità, dell'assiduità, della presenza dell'amore femminile, invece dell'amore maschile che è più incostante, tende più invece al distacco, alla dimensione fisica come riservatezza, uso la parola riservatezza come eufemismo, se non per dire appunto distacco, cioè nell'accezione più ampia del termine. Lì si ne parla anche in termini di poligamia, monogamia femminile e poligamia maschile, ma questo ci porterebbe anche questo lontano. Qui non si parla né di monogamia né di monogamia, qui si parla dell'amore senza mai entrare però nella dimensione troppo personale, troppo radicale, come mi sembrava invece quello della settimana scorsa sull'amore. E un libro soprattutto, secondo me, è un testo di saggi, di più saggi, che raccontano la passione per il viaggio, non solo per il viaggio, ma per la conoscenza che comporta il viaggio. E per me questa è la parte che mi è interessata di più del libro, al di là della storia che è molto delicata, quindi anche quando diventa più drammatica, che invece è una storia delicata. Il libro è pieno di informazioni sui viaggi, quindi potrebbe essere un libro di viaggi, un'agenzia di viaggi lo potrebbe tranquillamente promuovere. Ed è soprattutto un libro che racconta di alcuni posti che noi conosciamo poco, gli autori lo chiamano l'Italia minore, ma racconta anche di posti che noi conosciamo bene, di cui gli autori raccontano cose che sappiamo poco. Faccio l'esempio di Firenze, faccio l'esempio di Roma, ma soprattutto di due città, Firenze e Napoli. Secondo me sono quelle su cui maggiormente è concentrata l'attenzione di questo gruppo di giovani che si recano in queste città. Cioè, come vedi porto anche bene, lo dico. Porto bene, sì, lo dico subito, che l'altra volta mi dicessi che quando ci vedevamo proprio in Napoli perdeva sempre, invece che Napoli ha vinto il Gran Zero con la Roma. E Firenze e Napoli sono raccontate con una particolare, poi ti chiederò perché, una particolare predilezione per questi due luoghi, in cui la dimensione non è solamente quella architettonica, artistica, che viene raccontata in più punti, secondo me, con grande acume, perché infatti con una delicatezza, senza entrare nello specifico di alcuni argomenti, ma trattando tutti quei temi che a me sono praticamente cari, che sono quelli biografici, che raccontano la storia di questi artisti, raccontano la storia di questi autori e la storia di questi ragazzi che si muove intorno a queste storie. Quindi sono incroci di storie, persone che vivono la dimensione reale e persone che non ci sono più, perché sono gli artisti, che in qualche modo si incrociano con le vite dei ragazzi, di questo gruppo di ragazzi, e che attraverso Angelo e Domenico Cavallari ritornano tra di noi, ritornano presenti, che può essere la storia di Caravaggio piuttosto che la storia di Giambattista Manzo, devo dire su quella che ti chiederò proprio, io conosco bene quella fondazione, dove sono stato peraltro da pochissimo, non conoscevo proprio l'esistenza della Fondazione Manzo a Napoli, e quindi vorrei che tu dicessi qualche cosa di queste, perché promuove secondo me delle cose che vanno conosciute, vanno raccontate, tu le racconti molto bene, vorrei che ce le raccontassi di nuovo, io poi leggerò anche qualche piccola cosa. Quindi Italia minore, Italia maggiore ma con poca attenzione a dei dettagli di questa Italia maggiore, luoghi topici appunto come ho detto Roma, Firenze e Napoli, anche passaggi su una realtà, quella del Nord Africa, finali, che io conosco bene perché ci ho lavorato per molti anni, perché ho tu citi Tangeri, che io conosco bene come città. Siamo messi un piccolo quasi cieco su Tangeri, però Tangeri non mi interessa molto invece l'Italia, mi interessa molto il tuo occhio sull'Italia. E quindi è un libro di saggi, è un libro di storie, è un libro di in cui lo stile saggistico e lo stile letterario si incrociano. Io che su questo argomento mi sono abbastanza speso sull'interdisciplinarità degli stili quando facevo circoscrissi tanti anni fa nel salotto letterario Circolo Minimo, che raccoglieva appunto diversi stili, ed è anche un libro che racconta e ricorda alcuni grandi autori, alcune grandi poesie, alcune grandi frasi, come la frase che noi abbiamo letto qui con noi quando abbiamo presentato prima di Natale, abbiamo presentato il tema della crisi, ricordatevi, lessi una cosa
Einstein, qui l'ho ritrovato interamente riportata la frase di Einstein, si annunciava. E poi è un libro che è una premonizione, perché questo libro racconta anche del grande lavoro che fanno alcuni sacerdoti. E quindi noi chiederemo la settimana prossima a Don Antonio Loffredo, mi sembrava il modo migliore per introdurre la presenza di Don Antonio Loffredo la settimana prossima. Qui parla non di Don Antonio Loffredo, parla della sanità, anche in questa è una premonizione, che parla della passeggiata, è un posto bellissimo che alcuni di voi hanno visto con la fondazione, che sono le catacombe di San Gennaro, le racconta proprio in questo libro, anche la passeggiata nella coppia dei due protagonisti del libro, e lui porta lei a fare questa passeggiata nelle catacombe di San Gennaro, che è un posto che alcuni hanno visto, è un posto straordinario, soprattutto l'allestimento attuale delle catacombe di San Gennaro è straordinario, ma ce lo racconterà Don Antonio Loffredo, ti invitiamo a ritornare. Adesso c'è qualcosa subito, dove la settimana prossima. Per sentire anche sarò, cosa diranno. Sarò presente per sentire cosa dicono. Come criticheranno, tu dico pensando che tu non ci sei, tu vieni travestito la barba, capelli bianchi, capelli lunghi, bianchi, eccetera, sapere cosa dicono di te. E io ringrazio molto Angelo, perché per la verità quando mi sono avvicinato al libro, ho cominciato a leggere il libro, avevo un po' di diffidenza, perché questi libri misti, innanzitutto scritti a più mani, poi misti con un po' di diffidenza, però poi mi sono appassionato molto al libro, ho dedicato molto del mio tempo a questo libro, come faccio, cerco di fare sempre, ma in qualche modo ci ho dedicato il tempo, vi dirò anche perché, vi leggerò anche delle cose che sono tratte dal libro. Io vi leggo i pochi appunti che ho preso, però non quelli che ho preso nel testo che ho sottolineato per voi, però vi segnalo innanzitutto questo stile cortese che contiene il libro, che caratterizza il libro, poi questo sguardo straordinario sulla bellezza del mondo, sulla bellezza proprio dei luoghi, dei posti, dei paesaggi. Roma, quando parli di Roma parli proprio dei paesaggi di Roma. Uno sguardo candido quindi sul tema della vita, dell'amicizia e dell'amore, che sono i tre temi che sono maggiormente presenti nel libro, e poi la bellezza d'Italia minore, questo occhio su Santa Croce, che io e il mio amico architetto amiamo particolarmente, quindi questa attenzione al tema di Santa Croce, dove il Cicerone, che è uno dei tre ragazzi che fa da Cicerone agli altri cinque, racconta anche di questa storia di Santa Croce, una storia bellissima, peraltro Santa Croce è una delle spoglie di personaggi straordinari che ci ricorda anche Angelo. E poi questo tema, pagina 98, il tema della gratuità, il tema del saper donare, che è un tema che tiene molto a quello che facciamo come fondazione, ma che in qualche modo evoca nel suo libro Angelo e Domenico, diciamo tutti e due, anche se Domenico non c'è con noi, è come se lo fosse. Pagina 103, la lettura del silenzio, la volontà di Dio. Sempre a pagina 103, questi tre argomenti che metto in evidenza a pagina 103, su questi tre vorrei anche una tua osservazione, la resistenza all'inquietudine, sempre a pagina 103, un altro dei temi a me cari, il tema dell'inquietudine, perché io essendo un inquieto, quando trovo qualcuno che mi indica la strada giusta per resistere all'inquietudine, sono particolarmente lieto. E poi a pagina 106, dobbiamo cercare, anche questo un po', può essere un po' un motto anche della nostra fondazione, la felicità negli altri. E c'è la frase bellissima di Don Tonino Bello, che poi è uno straordinario vescovo morto prematuramente, ma uno straordinario vescovo salentino che è vissuto prevalentemente in Puglia, ma che è di origini salentine, che diceva delle cose bellissime, ricorda una frase di Don Tonino Bello, poi ce lo ricorderemo, la leggeremo insieme. Sono Angelo, bravissimo, esattamente. Allora, cominciamo con la frase di Antonio Bello, talmente non l'abbiamo sentita. La frase di Monsignor. Noi interveniamo non solo la settimana prossima, ma anche ora la settimana. Tra un mese. Sono preoccupato perché. Allora sentiamo la frase di Antonio Bello. Con un'ala soltanto. Per volare devono stare abbracciati. Che bello. Monsignor Antonio Bello insegna attraverso questa frase bellissima l'importanza del matrimonio, l'importanza dello stare insieme, l'importanza dell'aiutarsi, l'importanza di rispettarsi e di vivere insieme. Quindi c'è questa citazione, perché siamo incontro, però è troppo approfondito, si è preoccupato. No, allora partiamo dall'inizio, partiamo dall'inizio, innanzitutto un applauso ad Angelo Cavallari.
partiamo dal concepimento del libro insieme a tuo padre, perché il concepimento di questo? Prima devo fare ringraziamenti, grazie per essere qui alla presentazione. Sì, sono diritto. Sono diritto e poi ricordiamoci, devi leggere la poesia di Totò. A consegna di ma... Ah, bellissimo, no, è fantastico. Sì. Non vorrei sbagliare, la Rovina. Sull'amore. La Rovina. La legge tu sei più bravo. Non so se sono prima con napoletano, sono bravissimo, però diciamo che poi io la sono legge. Napoletano per scelta, non per nascita. Vabbè, tu hai origini irpine come te, però sono napoletano, sono cresciuto a Napoli. Va bene, però raccontaci il concepimento del libro. Il concetto, vabbè, prima cosa grazie, buonasera a tutti, grazie di essere venuti, mi fa piacere vedervi numerosi, grazie. E grazie sinceramente a Felice che è stato così cortese da studiarsi il libro, non da leggersi. Mi auguro che invece di essere buttato dentro qualche periodo al camino, venga utilizzato sotto qualche mobile, così avrà la possibilità di essere utilizzato domani. Oltre, diciamo, questo potrebbe essere un altro. Allora, se non ti piace, lo utilizzi per e evitiamo di così lo puoi rileggere. Lo puoi rileggere, può venire. Cioè, può utilizzare, lo puoi utilizzare quelli là. Ma quelli là, non sono in senso dispregiativo. Sono lì per andare avanti dei grandi libri, quindi stai attento. Ucciso io dalla cultura, aveva già detto che il nostro niente, il libro nasce un po' per caso. In effetti mio padre non sta bene, è una persona che ha problemi fisici di vario genere, però la testa gli funziona benissimo, è sempre stato un amante della scrittura, degli acrostici, delle poesie, dei racconti brevi, per tenerlo impegnato e per trovare un qualcosa da fargli fare, perché ovviamente io nella mia vita quotidiana sono preso come tutti quanti voi dal fare le cose inutili che ci fanno muovere a destra e a sinistra. Ovviamente mi sono inventato un libro, ho detto va, scriviamo un libro insieme, visto che gli avevo fatto scrivere tutto, la storia della famiglia, tutti i giorni ordinare, avevo fatto un lavoro accurato di ordine, di scrivere tutto quanto al computer, alla fine per coinvolgerlo e per cercare di fare qualcosa con lui, per avere mi sono fatto un regalo in fin dei conti, perché ho voluto fare qualcosa con mio padre e quindi è nata questa idea. È nata questa idea 3 anni e mezzo fa, ci siamo messi a scrivere, abbiamo inventato diciamo una storia e su questa storia ognuno di noi ha iniziato a scrivere a testa sua, ovviamente non vi dico. Ecco, questa è la mia difficoltà, perché la storia ha una sua organicità, non sempre scritta a quattro mani. State ampie discussioni, anche perché c'è un doppio finale, come hai detto. C'è un doppio finale, il doppio finale. Però se ne è comunicato stanco, come avevo detto. Sì. Il doppio finale in effetti è legato proprio a questo, perché io volevo finire in un modo, mio padre voleva fare tutto un altro, alla fine, siccome io volevo terminare con una parola positiva. E non volevo ovviamente riempirlo, volevo lasciare molto aperto il libro, ci sono molte cose che non sono dette, sono lasciate alla fantasia, anche l'età dei personaggi, se tu ci fai caso non è mai citata, la si intuisce dagli amici che parlano della loro età, quindi è voluto proprio nel racconto non creare, ognuno ci poteva mettere quello che voleva, e così il libro avrei avuto piacere che finisse in un modo molto aperto proprio per dare la possibilità alla fantasia del lettore, che è la cosa più bella, perché poi il libro non è quello che si legge, perché se tu lo metti in una linea ben, non è quella che semmai piace al lettore, perché ognuno c'ha la propria fantasia, c'ha il proprio margine, c'ha le proprie idee, quindi lasciarla aperta mi sarebbe piaciuto di più. Ma tu qua dai 3 possibilità, ti dai anche la possibilità al lettore di scrivere un proprio finale e di mandarlo all'editore, che è presente, Mario Marotta. Mario Marotta, lo ringraziamo di essere presente. Mi ha sopportato nei periodi di scelta. E voi date quindi voi ipotizzate 2 finali alternativi. Sì. Poi voi ipotizzate un terzo finale che può indicare il lettore che manda all'editore. Manda l'editore, i belli saranno pubblicati sul sito della Valtrend, la casa editrice che ha fatto il libro. Già ho avuto qualcuno che mi ha dato dei bei finali, devo dire. E io uno di questi l'ho anche sposato, mi è piaciuto anche tantissimo, forse sarebbe stato il mio finale. Però non lo dico perché ovviamente devo vedere prima la fantasia di tutti quanti, poi dopo faremo una riunione tra un paio d'anni parlando delle riunioni precedenti. Da 2 anni che facciamo. Vediamo se l'hanno letto. No, perché devi dare il tempo di farlo togliere da sotto al mobile. Quindi nasce questa idea di fare qualcosa insieme, questa cosa però poi dopo mi ha preso, devo dire che io ho fatto un po' di superficialità, il mio era uno scopo più di fare qualcosa ma senza troppo impegno, cioè, era una cosa leggera, una cosa per stare insieme, per incontrarmi con mio padre, non parlare solo delle cose noiose della vita, no? L'età, la vecchiaia, gli acciacchi e cose, ma di parlare di cose nuove, di spronarlo a utilizzare il computer, cose che lui non ama tantissimo, devo dire la verità. A scrivere, quindi questo fatto mi ha portato a creare con lui questa idea. Dopo 3 anni di lavoro, diciamo lavoro, saltuario lavoro, perché non è che abbiamo fatto, è tutto partito per gioco, siamo arrivati a una conclusione, a quel punto ho voluto fare questo regalo a me, principalmente forse e anche a mio padre, di creare un volume ad hoc per Natale del 2013,
mi sono messo alla ricerca di un editore, ho fatto tutto quanto un'esperienza anche per capire come funziona questo mondo, ho incontrato fortunatamente Mario che mi ha dato fiducia e alla fine ho pubblicato il libro. Quindi questa è stata... Quando è partita l'idea era molto aperta, nel senso non è che avevamo un'idea ben precisa, la storia era così, raccontata nei minimi particolari tra me e mio padre, poi ognuno di noi ci ha messo del suo, ecco perché... E chi, l'idea da chi è nata, da te o da tuo padre? L'idea è stata mia, nel senso che racconto la storia d'amore, cosa succedeva in questa storia d'amore, che non voglio raccontare così, spero che qualcuno lo legga. Ma noi lo leggeremo sicuro. Ah, vabbè, l'ho fatto così, io non dico niente. Vengo la settimana prossima per fare le conclusioni. No, allora raccontiamo la storia, raccontiamo però il discorso del viaggio, perché c'è il tema del viaggio. Il tema del viaggio è il tema, secondo me, principale di quest'epoca. Perché tu hai raccontato benissimo, ho detto che l'ha letto fin troppo bene, sono preoccupato. Perché vedo che ho apprezzato. Il viaggio diventa un momento di crescita, un momento di apprendimento, ma anche un momento di passaggio, di comunicazione tra Orazio, che è, diciamo, è la persona, diciamo, la maschile, che è molto amante dell'arte e quindi trasferisce queste sue conoscenze agli amici, che coglie le occasioni dei viaggi per poter parlare delle cose che a lui piacciono. Non è un caso che lui va a Firenze, come dici tu, a Santa Croce, oppure va a vedere determinate cose nei suoi... Ma anche lungo il viaggio non si ferma a Orvieto, che tu non hai citato, perché Orvieto appartiene a un'Italia minore poco conosciuta, ma è un posto bellissimo, chi non l'ha visto non vi dà nella visitare, perché veramente merita. Racconto di un Orvieto piena di vita, non un Orvieto spenta, ma con tanti ciocolieri per la strada, con ovviamente le persone che vengono affascinate sia da questi buchi, da queste luci che diciamo, riempiono la città, e sia da questa vitalità del posto dettato da questi artisti di strada che animano la città. Anche il passaggio per Gomarzo, che è un posto dove ci sono questi giardini dei mostri, e quindi lungo questo percorso... Non conosco proprio. Gomarzo. Gomarzo è un giardino fatto nel 1600, è un giardino particolare con dei mostri, e questi mostri non si è ancora capito, tutti danno le spiegazioni, poi in fine conto nessuno sa la verità, solo chi l'ha fatto molto probabilmente e non ha fatto partecipi gli altri di una motivazione. Ci sono queste varie raffigurazioni, alcune dicono che ci siano indicazioni esoteriche, massoniche, ci sono case asimmetriche dove faccio entrare i personaggi, li faccio sentire male all'interno di queste case asimmetriche, ma effettivamente se uno si può sentire male, tenuto conto che non si percepisce bene come la casa nel posto. E poi lungo il percorso anche Castelcivita, Bagnoregio, che è un posto particolarissimo, un posto che è diventato famoso non da molto tempo, perché è una città che muore, sopra un piccolo, diciamo, monte calcareo, fanno le pubblicità, diciamo, prevalentemente in questo posto, quindi ci sono molte belle pubblicità che ho visto, che è proprio lì. E poi Napoli, diciamo, Napoli forse diventa... Scusa, una domanda, ma come sono posti che tu hai visitato? Sì. Quanti Napoli? Io ho visto tutti quanti, tutti i posti che sono citati. Il meccanismo tuo di interesse nasce da un'esperienza diretta, tu sei visitato questi posti, quindi hai voluto raccontare le tue esperienze di questi posti. No, sono posti che non volevo raccontare, i posti che non conoscevo, quindi ho preferito raccontare le parti che conoscevo e quindi avere anche una conoscenza di quello che dicevo, no? Sarei stato più arido, forse non avrei trasmesso quello che volevo trasmettere, anche gli incontri che fanno gli amici nei vari posti, quindi sono tutti posti che ho avuto la fortuna di vedere, perché sono un curioso, mi piace andare a vedere questi posti un po' più particolari, e ti ripeto, nei passaggi ho cercato di non raccontare il monumento che si conosce di più, anche quando parlo di Napoli, io sono un napoletano per scelta, per nascere, come ti dicevo. Napoli per me è una città bellissima, che non finisce mai di sorprendermi, ogni volta ne vedo un lato diverso. Non ho voluto parlare delle solite cose, diciamo, conosciute e note. Il fatto del Real Manzo, della Scala che tu citavi prima, è una particolarità veramente straordinaria. Una persona meravigliosa, che è Giovan Battista Manzo, che è stato uno dei mecenati della Napoli nel 1500-1400, una persona eccezionale, che ha costituito l'Accademia degli Oziosi. L'Università degli Oziosi. Io penso che tu l'hai fatta, l'hai creata senza volerlo, ma tu sei... Perché l'ozio è il presupposto ovviamente del letterario, cioè gli ozi letterari sono famosi per questo. L'ozio, visto come viene utilizzato nel gergo molto attivo, cioè un ozio molto positivo. Fermarsi a pensare, a ragionare delle cose, cioè Battista Manzo tutto questo l'ha riuscito a fare. Riuscì a fare un'epoca
in una Napoli in cui ci sta anche il monastero del 33 raccontato, incurabili perché sono importanti gli incurabili, il monastero del 33 perché Maria Longo, rinominata in italiano, è un altro personaggio importantissimo della storia napoletana. La vediamo quando sono andato a studiare, perché non lo conoscevo la storia di questa straordinaria signora, che è spagnola, che poi è venuta a Napoli col marito. È morto il marito. Lei, stando a Napoli, siccome era una spagnola, in effetti lei ha creato gli incurabili. Incurabili, che è la più importante struttura medica dell'epoca di San Gaetano da Tiede, cioè in quel periodo c'erano personaggi così importanti, così straordinari, così, cioè la signora Long, che non viene proprio ricordata da nessuno, solo a Napoli qualcuno la conosce, ha creato questo monastero delle 33, che invito tutti quanti ad andare a vedere perché è veramente molto bello, molto particolare, e aiutando tutte quante le persone, le donne che volevano diventare suore, però non avevano la possibilità economica di diventare, perché bisogna andare con una dote per poter entrare, aveva creato questo monastero. Era così tanta la quantità di ragazze che volevano andare in questo monastero che l'affluenza era diventata troppa rispetto al numero iniziale, che era una decina di persone. Chiede una dispensa particolare al Papa e riesce a ottenere la dispensa di portare massimo 33 monache dentro questo, ecco perché il monastero delle 33, e quindi come gli anni di Cristo, diciamo, il Papa aveva permesso che potevano entrare massimo 33. Però se andate a Napoli c'è una persona straordinaria che vi accompagnerà in questo viaggio, che è un ragazzo che conosce benissimo monastero del 33, Francesco Garuccio. Ma dove si trova questo monastero? E si trova vicino agli Incurabili, nei pressi del vecchio teatro romano, la zona degli Incurabili sulla sinistra, ed è vicino a dove è stato fatto il primo presepe a Napoli, dove San Gaetano da Tiene fece il primo presepe a Napoli, proprio tra gli Incurabili e il monastero delle 33, dove c'era una chiesetta che adesso è diventato un garage, come parole, e a quanto ho capito è un posto dove invece la storia si fermava. Sì, in effetti si è fermato. Io leggo questo pezzettino di Maria Longo. Dice: a Napoli le chiese non mancano, non preoccuparti, dice Orazio, credo questo sia Orazio, sì, che lo dice a lei, che si chiama Antonia. Tra un attimo arriviamo a San Lorenzo, dove sono stati ritrovati i resti della Napoli greca. Di fronte c'è la chiesa di San Gaetano di Tiene, che è sepolto qui, avendo vissuto per lungo tempo a Napoli, dove mi sono sposato, quindi è una chiesa importantissima. Anzi, si dice che fu il primo a fare il presepe a Napoli, una vecchia chiesa nei pressi di Incurabili, alle spalle dell'attuale monastero delle 33. Monastero delle 33, chiesa Antonio. È il nome del monastero dove si chiuse la straordinaria fondatrice degli Incurabili, Maria Longo, una spagnola che, avendo perso il marito ed essendo benestante, si dedicò completamente agli altri e volle fondare il famoso ospedale, che sarebbe Santa Maria del Popolo degli Incurabili, fondato nel 1522, quindi siamo nel XVI secolo. Io gli appunti che ho preso su Maria Requences, nobile famiglia catalana, è sposata con Giovanni Longo, che era un funzionario di Ferdinando II d'Aragona, che seguì il marito a Napoli nel 1506, nel 1509 morì, in 3 anni dopo morì. Sì. E questa donna che era andata alla casa di Loreto, cioè per chiedere, lei soffriva di artrite reumatoide, andò a chiedere la grazia, ottenne la grazia dalla Madonna di Loreto, dedicò tutta la sua vita, da quel momento in poi dedicò tutta la sua vita agli altri. Investì ed ebbe grandi sostegni anche economici per poter realizzare. Ma gli Incurabili sono una parte della storia fondamentale di Napoli. Non è un caso che il simbolo degli Incurabili, che è il giallo rosso, è il simbolo che è stato scelto da Napoli come colore della città. Cioè i colori della città di Napoli rappresentano quelli catalani, quelli di Barcellona, il giallo e il rosso. E sono dovuti al fatto che gli Incurabili, che deriva da questa famiglia spagnola molto importante, che ci ha lavorato, insieme con San Gaetano da Tiene, ci ha lavorato insieme con tutti quanti gli altri nobili che poi all'epoca avevano fondato un sodalizio che poi diventa il Piemonte della Misericordia a Napoli, che è un'altra istituzione straordinaria, poco nota a Napoli. E lui gioca per quello che è stato per molti anni. Veramente è un'altra cosa straordinaria che abbiamo qui a Napoli. E dove c'è il Caravaggio? Dove c'è il Caravaggio delle sette opere di misericordia. Le sette opere. E qui io non so se ne parli qui o ne parli subito dopo, ne parli prima di Caravaggio. Vanno prima perché vanno a vedere una mostra. Vanno a vedere la mostra. Senza Orazio, ecco le sette opere di misericordia. E poi la porta a Napoli, e quando la porta a Napoli, siccome lei ha sentito parlare delle opere, perché a Napoli sono solo le opere del Caravaggio, di cui questa è la più importante, poi c'è
un quadro a Capodimonte e un altro quadro che sta nel Palazzo Zavallo Sibestigliano, che è la sede della Banca Intesa. Ma dove sta il Palazzo Zavallo Sibestigliano? E a fianco, via Toledo, a fianco alla struttura del Banco di Napoli. È un vecchio palazzo che appartiene a una famiglia, l'ex banca commerciale. Esatto, la banca commerciale, adesso c'è una banca che è bellissima, straordinaria. Se uno entra all'interno e tra lo stile Liberty, quello era il vecchio cortile che è stato coperto con tutta quanta una struttura, ma è qualcosa di... Ma per parlare bene dei nostri posti, anche la banca sannitica di fronte al San Carlo, cioè via San Carlo c'era un Luca Giordano bellissimo, per la verità è stato poi, quando, essendo stati noi colonizzati, noi meridionali, senza di colonizzare, dobbiamo dirlo, sono contento che venga registrato e si è messi qui, si sono portati via tutti, così come dal Banco di Napoli sono portati via tutti, anche dal Sannitico è diventata Banca Popolare Novara, con grande affetto per i miei amici di Banca Popolare Novara, sono gli unici che ci aiutano, però è una verità, è che siamo stati colonizzati, veramente colonizzati. Però tu qua parli di una cosa straordinaria, che è l'opera di San Martino, cioè il bellissimo Cristo velato di San Martino. Perché secondo me è un'altra opera, perché San Martino, che da un punto di vista geografico, la cappella del Real Manzi della scala che si trova al terzo piano è esattamente sopra la cappella di San Severo. Esattamente, bravo, questa è una cosa straordinaria, cioè, da dire, che però non si visita, non si può visitare. Anche Real Manzi si può visitare. Si può visitare, stiamo cercando di organizzare una visita di presentazione del libro. No, dobbiamo organizzare con la organizzeremo proprio. Ti faremo sapere, fatelo sapere, noi diciamo ai soci della fondazione, veniamo a vedere, perché è un posto splendido, ma peraltro c'è una chiesa in un appartamento. Sì, la lo racconti anche. Sì, perché in effetti Gian Battista Manzo nasce come una persona molto ricca, agiata, pure il padre che però lo lascia con molti debiti, la zia che lo prende, diventa la sua tutrice, vende dei beni, lui diciamo decade un pochettino, però per un matrimonio riesce di nuovo a risollevarsi. Vabbè, non dimentica mai il matrimonio buono, si riesce a risollevarsi. Non dimentica mai però questo fatto e aiuta tutti i giovani decaduti a cercare di percorrere la strada per chi voleva impegnarsi nella chiesa, e costituisce questo Real Manzo della scala. Perché lui investe, lui fa un buon matrimonio, però investe pure su. Si dice non insistere su questa cosa. No, detta Roberto che è l'unico in metà di matrimonio. Roberto ami ancora l'amore, non è cinico. No, ma tu immagini, ma guarda, lui era innamorato della moglie, però fa un buon matrimonio, investe con il denaro. Ne fate il bene. Diciamo che le altre cose possono stare insieme, cioè, perché non dovrebbero stare insieme? Poi un po' di cinismo secondo me non basta mai. Un po' di sano cinismo. Io adesso vorrei ritornare per un attimo al Cristo velato. Il Cristo velato, quello che Canova diceva che lui avrebbe voluto un anno della sua vita per aver fatto quello, che tra l'altro non viene, è stato scolpito da San Martino, ma è da un disegno del Corradini che però morì, la pudicizimura, la pudicizia alla sinistra, che rappresenta la mamma, che quella è la cappella che però sta fuori, cappella che sta di fuori del palazzo, la San Severo sta via San Domenico Maggiore numero 9, no? Che poi era stato il palazzo anche di quell'altro personaggio straordinario che era il principe di Venosa, che si dice Gesualdo, che si dice che da lì poi aveva ricavato anche questa visione spettrale, mistica, diciamo esoterica della realtà. Quello è un altro personaggio che meriterebbe di essere raccontato un altro libro. E noi spero che venga a parlarci di Gesualdo, un professore mastrovinico che è uno dei più grandi esperti mondiali di Gesualdo. Per la verità abbiamo invitato anche il mio suocero, un grande esperto di Gesualdo, ma le sue consigli sono il più grande esperto di materiale. Di materiale, cioè, sì. È una persona di un'altra cultura, di un'altra. Amatissimo dai russi, i russi amano il madrigale, partiamo da il madrigale, quel tipo di madrigale. Però io volevo ritornare per un attimo a questa storia. Se no ci si interessa, ognuno meriterebbe un paio di libri. No, io volevo concentrare per un attimo questa cosa bellissima che io spero che tutti abbiate visto la cappella San Severo. Cioè, sì, io credo che il Cristo velato sia un'esperienza, un'emozione fantastica. Ma si dice che l'ideatore di quel Cristo velato sia stato proprio il proprietario della cappella, che poi anche lì il principe San Severo, che investì
gran parte dei suoi averi per realizzare quella cappella. Ha progettato tutta quanta la cappella, ha progettato tutti quanti i gruppi scultori, ogni cosa ha un determinato messaggio, anche il pavimento per terra, di cui queste cose con la piccola parte, sì. A scacchiera ricordo il fatto che lui era un uomo legato alla massoneria, ai messaggi esoterici, al baffonetto, cioè, c'era lì è tutto un insieme, cioè là meriterebbe altri 10 libri, più una collana, più un'altra enciclopedia solo per capire che cosa si è inventato il Principe San Severo in quell'occasione. Senti, il Napoli, tu di Napoli dice anche molte altre cose, vabbè poi racconti, sono le sette opere di misericordia, io per esempio che non ricordavo quali erano le sette opere di misericordia, tu me le ricordi, dare da bere agli assetati, adoggiare sì. I pellegrini, vestire gli ignudi, visitare gli infermi, seppellire i morti. Pensate quanto è greca questa affermazione, pensate all'Antigone di Sofocle che noi abbiamo presentato qui, l'Antigone di Sofocle. Visitare i carcerati e dare da mangiare agli affamati. E poi tu ricordi questa storia bellissima di Cimone e Pelego. Cimone e Pelego sono rappresentati in basso a destra nel quadro, c'è una donna che mostra il proprio seno a una persona che si trova dietro a delle sbarre, non so se vi ricordate l'immagine del bellissimo quadro del Caravaggio, ed è questa storia di Cimone e Pelego. Cimone è questa persona che è incarcerata e Pelego dovrebbe essere la sua figlia che per dare la possibilità di bere e di alimentarsi al padre offre il suo seno in questa fase ed è molto bello perché il Caravaggio, vabbè, oltre che in particolari colori, perché io poi parlo del Caravaggio anche San Luigi dei Francesi, la settimana prossima stiamo ancora parlando di questo. Diciamo che il Caravaggio è bello perché riesce dall'oscuro a far comparire le immagini, mentre gli altri lavorano dal chiaro e mettono lo scuro, Caravaggio capovolge questa immagine, quindi questo gioco di luci, queste ombre, queste particolari rappresentazioni dei contorni delle persone, anche il fatto stesso che in un'unica immagine rappresenta due virtù, due opere di misericordia, e poi la bellezza di questo quadro messo nella bellezza della chiesa, che è quella che penso tu abbia visitato, fantastico. Devo dire che poi la storia di Cimone e Pelego è bellissima perché poi lì c'è il Teatro Marcello a Roma, dove è stato realizzato dai romani proprio per ricordare questa storia e per ricordare uno dei valori fondamentali anche della cristianità, che è la pietas, no? Il tema della pietà come un tema fondamentale dell'aggregazione sociale, della comunità, dell'essere comunità. E questo ritorna alla gratuità di cui tu parli a pagina 98, sì, della gratuità, proprio questa cosa del donare, no? Del donarsi, di cui parli quando parli di Padre Carmelo. Il Padre Carmelo è questo. Ne parlo prima quando il gesto di Orazio nei confronti di questo ragazzo. Che in effetti che succede? Orazio purtroppo gli viene rubata la macchina. Quindi torna con la sua donna per cercare la macchina, la trova più avanti, per più dieci, forse l'ho messa più avanti, forse l'ho messa più dietro, effettivamente non si trova più avanti. Lui nei giorni precedenti però aveva, no a Roma. No, non è, io sono un fautore di Napoli, quindi non parlo mai male di Napoli per principio. A Roma va con la sua donna e purtroppo rubano la macchina, un caso per capitare. E lui cerca questa macchina di dietro. Nei giorni precedenti, diciamo, Razzi era stato gentile con dei ragazzi, delle persone che stavano in mezzo alla strada, gli aveva dato, erano andati a mangiare una pizza, era rimasta la roba da mangiare, visto questi due bambini rom affamati, e quindi con una scusa aveva preso i pezzi che erano rimasti non toccati e glieli aveva dati ai bambini per mangiarli, per sfamarsi, perché li vedeva da dentro la pizzeria, questi ragazzi guardavano all'interno a distanza in modo discreto, però si capiva che avevano un po' di fame. E lui regala questa roba da mangiare, gli dà anche dei soldi che si trova in tasca a questi ragazzi in modo del tutto gratuito. I ragazzi lo reincontrano in questa occasione, lui non riesce nemmeno a ricordarsi che sono loro, è più diciamo Antonio che riesce a capire chi sono. E i due ragazzi dicono, ah, ma tu ti ricordi di noi, ci siamo conosciuti? Orazio dice sì, forse sì, ma no, non mi so più. Sì, sei stato così gentile l'altra volta, dice, ma tu che macchina era, che macchina non era? E lui gli spiega il tipo di macchina, dice, un attimo andiamo a vedere noi se la riusciamo a trovare. Dopo un'oretta ritornano questi ragazzi, dice guarda, non ti ricordavi dove l'avevi parcheggiata, era parcheggiata due isolati più avanti sulla sinistra. Ah grazie, lui fa il gesto di prendere il portafoglio qualcosa di soldi per darlo. Il ragazzo lo ferma, è più piccolino, lo ferma.
allora non hai capito, ti devo insegnare il senso del gratuito che mi hai insegnato tu, perché nelle occasioni precedenti era stato lui così gentile da preoccuparsi di loro e loro volevano quel gesto assolutamente nulla, volevano soltanto ringraziarlo di quel gesto di gratuità che c'era stato. Il tema della gratuità a me piace, mi è piaciuto molto che l'hai introdotto in parlando dei Rom, non sparlando dei Rom, ma parlando, raccontando. Io parlo anche di altri ragazzini, perché se tu ti ricordi, lungo i percorsi che andavano al lavoro, Antonio, c'era questo ragazzino che voleva, sostenava a pulire il vetro di Antonio. Sì. Antonio non voleva essere pulito il vetro, è vero. Però vedeva che questo bambino gli voleva dare i soldi, non farselo pulire, si offendeva al fatto che se gli davi i soldi senza farlo pulire, il bambino si offendeva. E quindi glielo faceva pulire apposta. Il ragazzo riconosceva la macchina di Antonio tra 10.000 macchine e nessuno si poteva avvicinare, solo lui si poteva avvicinare a quella macchina. Lei si aspettava, il ragazzo, quasi cercava di prendere il rosso e cercare di fermarsi a quell'incrocio per poter fare la scusa, diciamo, No, io volevo chiederti, ma tu sai per caso, perché io non ho mai capito, perché la chiesa della Cappella di San Severo si chiama Santa Maria Pietà, ma soprattutto si chiama la Pietatella, perché i napoletani la chiamano la Pietatella? Questo non te lo so dire. Qualcuno in Santa Santa perché la chiamano la Pietatella, si chiama Santa Maria della Pietà, poi Cappelli San Severo, meglio conosciuto come Cappelli San Severo, ma è detta Pietatella dei napoletani. Nessuno conosce la storia della Pietatella. Vabbè, allora ci approfondiremo per la prossima volta. Faremo un libro sulla Pietatella. Parliamo per un attimo di le catacombe, non ne parliamo perché ti invito a tornare per incontrare uno dei protagonisti delle catacombe di San Gennaro. È necessario, mercoledì devo tornare, assolutamente. Parliamo per un attimo di Firenze. Allora, Firenze, tu ne parli in un certo modo. Raccontiamo brevemente del passaggio a Firenze, l'Accademia della Crusca, le cose che ci racconta Santa Croce. In Firenze, diciamo, visto che ci stanno tante cose, il campanile di Giotto, il battistero, la bellezza della cupola del... Per esempio, tu parli delle misteriose origini storiche del monumento e i tanti avvenimenti che ha fatto da teatro ne accrescono una storia enigmatica. È vero, il battistero ha tutta una storicità enigmatica dalle origini, no? Da quelle origini che si dicono romane, si dice che in quel tempio romano su cui poi è stato costruito il battistero era un tempio che ha avuto tutta una serie di edificazioni progressive. Immaginate che tante delle frasi, dei momenti, dei versi della sua opera, in più occasioni per la verità, al battistero di Firenze. Ma Dante non aveva visto tante cose che sono state realizzate dopo, di quel battistero conosceva solo una parte della bellezza del battistero che vediamo noi, che è stato in parte danneggiato dall'alluvione di Firenze nel 1966, non lo dimentichiamo. Alcune delle cose che sono soprattutto le porte le altre due sono le copie, perché le altre sono conservate. Quindi bravissimo. Allora tu ci racconti le cose di Firenze straordinarie, io ho il mio amico che è l'unico appassionato di Firenze come me. Ma il passaggio di Firenze, che poi è la prima città che i ragazzi fanno insieme. È legato prevalentemente a un fatto, un po' su conoscere bene mio padre. Che mio padre aveva lavorato come carabiniere, era stato a Firenze, aveva fatto la tenenza all'interno del Palazzo Picchi, quindi lui ricordava bene Firenze, ne aveva un ricordo un po', diciamo, diverso dall'attuale Firenze, però per diciamo, cercare di trovare un buco dove mio padre potesse anche esprimere qualcosa dei suoi ricordi, visto che stavamo cercando di fare Napoli, la conosco meglio io, mio padre non è mai stato uno che quando andava a Napoli doveva sempre dire no, sarà un Napoli. Invece a me Napoli è sempre piaciuta, non so perché, sarà un difetto che ho. Mi piace il giubbotto di proiettile. Sì, mi piace molto viaggiare mi piace la caoticità di Napoli, mi piace il continuo. Ovviamente ce lo siamo detti prima della vicenda dei benvenuti al sud. Sì, l'avevamo capito, il riferimento all'avevamo. Tutti hanno visto benvenuti al sud. No, credo tutti. Diciamo che Napoli per me è una città speciale. È come una città nella quale io penso, Napoli si parla sempre male, non si parla mai del bene, non si parla mai del primo teatro al mondo, della prima stazione zoologica, Vandone, del primo osservatorio astronomico, del primo osservatorio vulcanologico al mondo. Cioè ci sono tanti primati a Napoli che non sono noti e che sono la prima ferrovia continentale, Pietranza,
musei. Peccato che là ci sta il nostro amico neoparmonico che oggi manca, che lui sarebbe stato. Ma non per ricordare che no, lui sarebbe poco, lui sarebbe. Perché tu ricordi anche che lui ci ricorda anche una cosa bellissima che è la reggia di Caserta, ci ricorda in qualche modo Vanvitelli. E ci ricorda delle cose di Vanvitelli che sono straordinarie. Io ti ringrazio perché tu venendo da Caserta sei passato sotto. Ma per lui è da un ricordo. Già la sveglia. Risveglio. Distratto. La raccolta differenziata. Un altro primato di Napoli di questi giorni, non so se avete letto, sì. È quello della metropolitana di Toledo, la prima è mondo. Stata dichiarata la più bella metropolitana del mondo. Quella di Via Toledo. Quella di Via Toledo. Le opere che sono altro primato, voglio dire. Sì, la recente, siamo più e poi è stato legati al passato. Sì, è stato fatto da una della classifica, è stato stilato dagli inglesi. Secondo tu, però. No, allora tu sai chiedendo scusa di dire di Napoli. No, Napoli secondo me è una città che meriterebbe maggiore attenzione, enfatizzando le cose positive più che le cose negative, perché ovviamente di Napoli se ne parla sempre in modo negativo, sempre le difficoltà. Effettivamente ci sono dei problemi oggettivi dati dalla quantità di persone che ci sono, perché diciamo che sotto al Vesuvio ci sono circa 5 milioni di abitanti, quindi tenuto conto che adesso hanno cominciato anche ad allargare la zona rossa, quindi diciamo, anche il Vesuvio che viene visto come una montagna un po' pericolosa, io la vedo come una montagna che ha dato la vita, cioè quello che ha potuto creare, quello che ha potuto fare, anche se ha distrutto, ci ha lasciato Pompei, ci ha lasciato Colano, ci ha lasciato le opere d'arte che ben conosciamo, anche le bellissime ville che mi invito ad andare a vedere, che sono quelle di Castellammare di Stabia, Villa Gianna e Villa Bruno, che sono due ville molto molto belle, sempre del tempo romano. Quindi la nostra terra ha avuto la fortuna e la sfortuna di avere tanto, di aver dato tanto, e così come diceva il tuo amico quando parlava dei sarici, degli orucci, qui c'è scritto veramente molta storia. Basta pensare che so alla Basilica Benedettina di Sant'Angelo in Formis, per dire un posto molto poco conosciuto, molto bello, molto particolare, dove l'abate Desiderio, questo abate così lungimirante, aveva costruito su questo tempio di Diana di Fatina questa basilica straordinaria, dove tutto quanto il Vecchio Testamento, il Nuovo Testamento viene dipinto in quest'opera magnifica, che è da vedere. Cioè, la nostra zona è una zona fortunata, si è scritta la storia in bene o in male, no? Dalla presenza di Annibale, dico io, alla presenza dell'ultima battaglia di unificazione d'Italia, la battaglia del Volturno, da quello che è stata la ricchezza. Immaginiamo, io immagino questa zona, principalmente la zona di Bacoli, Baia, come la Sardegna dell'epoca, no? Dove tutti quanti i VIP vivevano in questo posto bellissimo, ameno, bel tempo, le terme. La gente che veniva in scuola, dove c'era la base militare, la piscina Mirabilis, questo grande invaso dove si portava l'acqua dal Serino fino a lì. Ci hai fatto un'invoglia, ma fa saggina. Cioè, effettivamente ci sono posti così. Ti ringraziamo, tra l'altro, sono cose che io amo, una zona straordinaria, storicamente tracciatissima. Ma, tu sai cosa hanno costruito intorno, ovviamente. Sì, sai l'arroganza della stupidità umana che cosa ha fatto da quelle parti, però diciamo che ha tentato di sottrarci l'uomo ha fatto danni nessuna delle cose umane si compie senza la volontà di Dio. Cornelio Nepote, ma tu lo citi, è mio padre, è tuo padre, la parte meno certo, questa è una citazione tua, no, la parte è mio padre che cita, anche perché parlando poi del vino del Palermo, il famoso vino che ha citato anche il suo amico, sì, che loro si inventano, vende un vino perché giustamente si messa rispetto alla base, diciamo, di Minturno, non aveva cose particolari, hanno inventato questo vino particolare, questo vino palermitano, che proprio quella zona attecchisce in modo particolare sia per la ricchezza della terra sia per il fatto che riescono a fare una produzione molto molto particolare. L'importanza che assurge questo vino in epoca antica dimostra quanto questa terra era ricca di capacità e di bellezze e di cose straordinarie. Chi è la grande giornalista napoletana a cui ti riferisci? Aspetta, il nome non mi sovviene in questo momento,
è una cosa che mio padre aveva letto e mi aveva detto anche il nome di Debero, e lui vuole citare all'interno del libro. Io devo dire, vediamo, molte volte questo è molto sulla poesia dell'anima, un pensatore acuto, ti cito cosa diceva una grande giornalista napoletana: l'arte dei sentimenti e poesia dell'anima di un pensatore acuto, attento ai mille colori della vita, un rosso tramonto, uno scorcio mare, una metropoli turbolenta, tutto può vibrare nella poesia di un menestrello delle sensazioni, basta un immaginario sconfinato, un tocco di magia per rendere poetica anche l'ultima delle giornate. In ogni componimento, anche quello più triste, vi è sempre un raggio di sole, sempre sa accontentarsi. E poi questa frase è un libro alla vita. Sì, infatti non leggerei come un libro, cioè forse è nato un po' per gioco, ma poi alla fine ha avuto la fortuna e sfortuna di questo insieme di intersecarsi di idee, di cose, ne è uscito fuori qualcosa di molto unico, devo dire. Io infatti non a caso ho detto che uno sguardo sulla bellezza del mondo, uno sguardo candido sulla vita, l'amicizia e l'amore. Su questi tre momenti. Anche trattare l'argomento dal punto di vista femminile è stata una scelta, perché il mondo femminile è il mondo che forse è più attento a tante cose. Quindi aver vissuto la storia da parte della vita di Antonia per mettermi maggiormente a lungo è sempre stato un po' più superficiale, se non legge le cose semmai con la stessa profondità. Invece Antonia è così particolare, così che vuole ottenere determinate cose, così ostinate, ecco, anche davanti all'ostinazione del suo compagno, che è molto determinato, non è una persona che si... Antonia amava i nonni, quindi ha anche un'attinenza a questo con la vicenda di questa fondazione. Ma particolarmente i nonni, infatti si va spesso al cimitero dei nonni a cercare di avere risposte, per avere risposte alle cose a cui non riesce a avere risposte. Quando resterai sola, dice Orazio, non sarai contento, se saprai resistere la poesia resterà, chi è inquieto andrà sempre alla ricerca di altro. E quello è il momento in cui si possono fare gravi errori. Questo è il tema dell'inquietudine, io l'ho posto un po' al centro di questa mia lettura, perché poi c'è una stranezza, queste due persone si amano ma poi si lasciano. Come è possibile due persone che si amano si lasciano? Perché si amano. Ma perché si amano? A volte c'è molto più amore in una separazione che forse in una vita passata insieme. Sono d'accordo. Quindi non è... cioè Orazio è determinato nella sua idea. Diciamo che qui viene trattato in modo molto leggero l'argomento della facile sostituzione del mondo d'oggi. Oggi le persone si sostituiscono con una velocità incredibile, il rispetto per la persona amata a volte viene sotteso per interessi molto personali, quindi il tema forse di fondo che io volevo trattare in modo molto leggero senza entrare è la facile sostituibilità delle persone. Oggi si lascia, si prende in un attimo, si cambia persona, si cambia idea subito, non si capisce bene perché. Invece questo argomento Antonia lo vive come ama il suo uomo, non è che non lo ama, però vuole raggiungere i suoi obiettivi e davanti ai suoi obiettivi lo mette davanti a delle scelte. Il suo uomo non è che non voglia, perché lei vuole questa maternità assolutamente. Lui le chiede del tempo perché non si sente ancora pronto, ma non perché non voglia per i bambini, anzi nel racconto se ci per caso. Due per me, quattro bambini, quindi Orazio non è contro questo, ma voleva avere i tempi giusti, voleva essere presente, voleva vivere anche il momento dei 9 mesi, essere partecipe dei calci del bambino sulla pancia, voleva essere lì con le nausee, voleva andarsi a fare le ecografie con la moglie, cioè voleva essere presente. Questo Antonio non lo voglia, Antonio in quel momento vuole soltanto, visto che ha perso il lavoro, quindi ha perso... C'è anche tutto questo tema del lavoro precario. Quindi vuole questa maternità assolutamente, e diceva che tanto io ci riesco, tutti gli uomini cedono sempre, io gli dico che se non fa come dico io, ci lasciamo. E non si aspetta, e allora anzi un'altra parte cerca di farla ragionare, dice guarda, noi ci amiamo, aspetta un po', non è necessario, dice no. O adesso sì, allora, diciamo anche che Orazio assume questo atteggiamento perché lui ha un lavoro che gli impedisce, c'è un lavoro molto impegnativo che molta spesso pure. E che lei non sa qual è questo lavoro così impegnativo, non lei lo sa, sa parzialmente. Lei vede questi allontanamenti, vive intensamente dei periodi con Orazio, poi all'improvviso lui va fuori per lavoro e lei non riesce a capire veramente, perché tra l'altro lei non viaggia perché non ama andare in aereo, lui si muove
l'America, l'Asia, l'Africa, cioè il continuo viene chiamato improvvisamente, viene mandato dalla sua vita. Ma si sembra alla fine. Questa è la scoperta, questa è la scoperta di cui il titolo è la scoperta è proprio questa. Che è, ci sono anche altre scoperte collaterali, ma questa è la scoperta. Vorrei parlare di questo amore che Antonia vuole un pochettino mettere in un angolo, mentre Orazio proprio perché l'ama, proprio perché la rispetta, proprio perché la vuole bene, non vuole che il loro amore sia un qualcosa che si debba fare qualcosa perché deve essere fatto, ma perché deve essere infatti sentito. Lui lo dice a uno dei due Antonio non riesce a percepire, in quel momento ha bisogno soltanto di realizzare questo suo obiettivo. Non vuole essere sentirsi condizionato. Sì. Esatto, lui non vuole che ci siano delle condizioni per raggiungere un obiettivo, ma bensì vuole che sia tutto quanto spontaneo e che nasce dall'amore stesso. Antonio no, non vuole raggiungere, anche perché ha perso il disorientamento per motivi di lavoro, ha perso il lavoro, ha molto tempo per sé e si sente più abbandonata, più sola. Non lo riempie soltanto questo amore che Orazio le dà, vuole qualcosa in più. L'ultima domanda, i due finali. Sì. I due finali io devo dire che... Qual è scelto? Guarda, io incrocerei i due, perché ci stanno cioè, io che amo il lieto fine, io sono stato uno che è sempre stato contro il lieto fine, ma con la vecchiaia devo dire che incomincio ad apprezzare il lieto fine. Siccome fa talmente schifo il finale diciamo reale, allora cerco di inventare la letteratura dei lieti fini. Il tuo doppio finale, non so qual era il tuo dei due, il tuo doppio finale, il primo finale mi è piaciuto molto. Il secondo è più lieto per me, perché il secondo in qualche modo dà l'auspicio che questa coppia ritorni insieme. Il primo invece non dà nessuna possibilità, proprio per la serietà di questa coppia ritorni insieme. Quindi ho preferito il secondo. Però il primo ha una frase finale che vi leggo, che è bellissima, quindi non posso non leggere la frase più bella per me del libro. E dice: nella vita ci sono vittorie che confondono e sconfitte che chiariscono il proprio destino. Ecco, io a parte per una serie di ragioni mie personali questa frase la sottoscrivo a pieno, ma questa è l'unica cosa che salvo del finale numero uno. Il finale numero due mi piaceva di più perché loro cioè questa il finale non dice che poi loro tornano insieme, sì, però mi dà una possibilità di non definire conto, però dà almeno una prospettiva, una possibilità. Il finale numero uno no, non dà nessuna possibilità che loro abbiano un ritorno insieme. Poi c'è anche un perdere la strada maestra, ma questo non ve lo racconto perché fa parte dell'ultimo pezzo del libro, quindi non ve lo racconto. Va bene, io direi fermiamoci qua, perché sennò poi raccontiamo il libro, io non volevo entrare nella storia. Non lo usano come per i mobili, questo può servire anche a tante altre cose, camminare per esempio al posto delle pattine, se non hai le pattine in casa quando metti la cera. Questo è un utilizzo che non avevo pensato, però per lo strappare vari fogli. No, due copie, ne comprano due, capito? Vanno così. Va bene, allora io vi ringrazio molto Angelo, facciamo un applauso che si è dato la missione. Invitiamo Angelo a tornare, speriamo che possa tornare con Domenico, altrimenti lo invitiamo a invitarci a casetta, così veniamo a salutare Domenico, a ringraziarlo, almeno io a salutare, forse tutti siamo troppi, quindi però io vorrei conoscere tuo padre e ringraziarlo. E ti invitiamo a tornare non solo per conoscere il punto di vista di coloro che hanno letto il libro mercoledì prossimo, ma anche per incontrare Don Antonio, perché è una persona straordinaria che io amo particolarmente. Quindi se vuoi tornare io vi farò sapere invece quando organizzeremo a Real Manso e poi fatemi sapere questa cosa, diamo io do la comunicazione, che è un posto splendido. Mio figlio ci ha fatto uno spettacolo quest'anno, sì, perché i ragazzi delle scuole tramite almeno la Fiorelli a Napoli ha la possibilità di andare lì a tenere il concerto di Natale, quindi ha fatto i concerti di Natale all'interno della cappella loro, che è bellissima. Bellissimo, posso fantastico, rimani senza parole. Al centro di Napoli, un posto vastissimo, amplissimo, con delle cose bellissime, veramente un posto da vedere, da non perdere. A due passi della mia ex casa di Viatri, che quella sta su via l'ingresso e su via Nino. Da via Nino, salendo l'ultimo palazzo sulla sinistra, lì dove si entra. Anche l'interno, diciamo, il cortile è bellissimo. Fantastico, da vedere.
Allora io ringrazio Angelo, ringrazio Mario, grazie a tutti per essere venuti, se qualcuno vuole acquistare il libro sta lì, e noi ci vediamo mercoledì prossimo. Grazie. Grazie.